E rieccoci nuovamente nel bosco dei tormenti. E lì c'era la pietra che abbiamo visto l'altra volta. Allora, tu... Ecco fatto. Scusami, cavallo, ma io devo andare. No, forse non era qui. Forse era da un'altra parte, mi sembra strano. Però abbiamo una cesta. Grazie della pozione e grazie dell'arma verde che ci permette di potenziare la nostra. Ok, tutte e due superano il cap, questo vuol dire che gli do quella più debole. Ok, arma potenziata al massimo, farei la difesa. Farei la difesa. Questo vuol dire che quest'arma non è più potenziabile. Però, in teoria, conosco un trucco. Devo vedere se funziona. Devo vedere... Ah no, guarda, però ce n'è un'altra. Vieni qui. Non è il luogo che avevamo visto, però per fortuna abbiamo trovato un'altra pietruzza. Il golem sarà contento. Eccoci arrivati. Passiamo dall'altra parte con un caricamento abbastanza lungo. E già una cesta subito, comitato di benvenuto. Perfetto. Guarda, ti ringrazio. Accetto tutto molto volentieri. Andiamo. Arma verde? No, è un'armatura. E sto marchingegno invece è dove dobbiamo infilare la chiave, giusto? Madonna mia. Ah! E io non pensavo fosse una cavalcatura. Ok, non può scendere qua sotto. Ah, ok, funziona così. Perfetto. Va bene, se... Se il nostro è praticamente un... Non pensavo fosse una... Come si dice? Una cavalcatura io. Pensavo effettivamente ci parlasse. Fosse una sorta di... NPC alla fine. Madonna mia, devastato. Ehi. Ecco, ui. Perfetto. Smaciullati tutti quanti. Voglio arrivare al livello 10 per provare quella. Anche l'altra arma che abbiamo ottenuto l'altra volta da Gorbud. Madonna mia, c'è una soddisfazione immensa nello schiacciarli con il martello questi. Madonna, questo da dove è arrivato? Neanche ti ho visto, ma il raggio del martello è talmente ampio che subito ti ho preso. Allora, qui c'è bisogno di una caccola esplosiva perché tu sei verde chiaro. Lì c'è bisogno di un'altra caccola esplosiva. Ho bisogno di caccole esplosive che troverò esattamente lì. Guarda caso, proprio non ci ho neanche pensato che dovessi andare a cercarle da qualche altra parte. Già sapevo che eri qua. Prendi questo. Ecco fatto. E vediamo cosa c'è nella cesta. Guarda, la butto lì. Soldi e un'arma verde. Soldi, una pozione e forse un'arma verde. No, vabbè, è un equipaggiamento, ma sempre verde era. E a proposito di verde, prendiamo un altro caccolone e lo tiriamo là in fondo. Becca di questo. E ora possiamo passare. Quello è un costrutto. Credo di sì, ma credo sia anche pietrificato. Credo che non possiamo usarlo. Scendiamo di sotto e eccoci qui nel punto dove dovevamo essere. Vediamo, aspetta, fammi vedere il suddetto. No, pensavo che eravamo sopra, invece siamo sotto. Scusami, gioco. Pensavo fossimo a un livello sopra, invece eravamo al piano di sotto. Vedo quelle vespe fastidiose e non vedo altri nemici. Qua c'è una cesta chiusa da una porta. Ah, ecco perché vedevo le vespe. Perché c'è il nido. Madonna mia. Schiacciare le vespe con un martellone è forse filo filo eccessivo, eh. Però dannatamente soddisfacente lo stesso. Madonna. Vieni qua. Vieni qua.
Allora, il gioco ti dice: puoi prendere i nemici piccoli e ucciderli con un colpo col cerchio. Benissimo, decidi allora, magari lo faccio. Sì, quando riesci a prenderli magari. Vediamo cosa si nasconde qui. Secondo me questo è uno shortcut. No, forse si prosegue. Forse si prosegue. Dico che mi sembra uno shortcut perché questa è la zona in cui siamo entrati. Eh sì. Ma io a te ti posso riusare? No, ok, tu mi servivi solo per aprire. Madonna mia. Cioè, millenni di creatura, dobbiamo fare la chiave per riuscire ad aprire tutto quanto. E poi, cioè, mi serve solo la palla che c'ha sotto, in pratica. Niente più, niente meno. Poveraccio, mi dispiace per lui. Di sotto invece che cosa abbiamo? Si prosegue o si va in un'altra zona? Vista com'è fatta, mi sa tanto di zona opzionale. No, forse invece si prosegue proprio. Oh, bello. Siamo nell'inferno, ottimo. Siamo laddove Dante disse: orca puttana le mie retine. Così disse Dante. Come ci arrivo lì? Bella domanda. Però è solo una via di passaggio. Questo mi stai dicendo? E ancora questo specchio, questa specie di coso. Boh. Non so cosa ci serva, cosa mi servirà. Non so neanche se mi serve effettivamente, se è solo un meccanismo o cosa. Ok, sì. Ok, questo è l'ascensore. Allora, aspetta un attimo che... prima do... no, stavo per cadere. Do un'occhiata da queste parti, vediamo se c'è qualcosa. Questo cosa mi serve? Ah, ok, questa era una leva. Ah... ho capito, ho capito. Vieni qua. Sali. Perfetto. Allora... no, di qua. Uno, due. E tu abbassi quello. Ottimo. Poi scendi giù, per favore. Oh, calmo. Non scendere troppo. E abbiamo fatto scendere una palla. A cosa ci serve? Lo scopriremo adesso, immagino. Tac e tac. Ottimo. Credo che ci serva farla salire, giusto? Non ne sono certo. Non ne sono del tutto certo, però in ogni caso io la farei andare. Ripeto, non sono certo di questa cosa. Però lì c'è un cristallo. Volevi fregarmi, eh? Volevi nasconderti, maledetto. In teoria devo andare da questo lato, ma a cosa mi conduce? Ah, aspetta, ho già capito, fermo. Vieni qua. Ecco fa, non cadere di sotto, ti prego, stattene lì. Fermati. Ok, brava. Mi serviva l'ascensore per portare la palla più in alto, ok. E ora con il prossimo ascensore la facciamo salire. Semplice. È talmente poco pratica la cosa dell'R2 che la usi talmente poche volte e dici: ah, ecco, me l'ero dimenticata questa feature. Allora, ti devo portare qua dietro. E lì c'è anche una cesta. No, per favore, seguimi. Da questo lato, per favore, mi segue, signorina. Ecco qua. Apriamo la cesta. Soldi, arma verde. Scarponi verdi, vabbè, sempre verdera. Che non sono buoni, perfetto. Qui c'è un'altra cesta, altra roba verde. No, è addirittura viola, quella. Ti fanno anche sorprendere queste cose. Sono dei brocchieri feroce del gelo. Che sei della stessa razza del Vendicatore Nero. Ah, vuoi vedere che in realtà tutto quello che è... ho capito. Anche lui fa la parata, non è una cosa speciale del Vendicatore Nero. Peccato. Questo vuol dire che questo non è... non sono guanti per i pugni, è una sorta di scudo. È lo scudo quello piccolo che ti fa il... come si dice? Ti fa il parry in Dark Soul. È lo scudino. Vabbè, meglio di nulla. Proviamolo, vediamo com'è. Che tanto, tra l'altro, questo non ha niente di diverso che non siano gli artigli o le lame da braccio. Cioè, tutte le armi veloci questo fanno.
Ok, il contrattacco è carino, almeno quello. E ora invece si prosegue da questo lato. In pratica il vendicatore nero è diventato obsoleto. Però mi sembra che la respinta del vendicatore fosse più grande. Non vorrei dirlo, ma mi sembrava più grande. Ecco fatto. Che cazzo vi gridate? Vi ho evocato solo per usare la pozione io. Vabbè, alla fine qualcosa siete serviti, ma durate veramente troppo poco. Le armi veloci comunque veramente non hanno paragoni con le altre armi, cioè... Mi sembra che il Vendicatore Nero facesse veramente più rimbalzo, facesse più... Vediamo, proviamo. Dai, attaccami. Mi sembra che uno difendesse di più e due facesse più respinta. Però magari è solo una mia impressione. Ho trovato degli scarponcini bianchi. Allora, mi sembra che di sotto potevamo scendere. Qua invece si sale solamente. Ecco fatto. Sali su. Allora, in pratica non dobbiamo cadere di sotto. Dobbiamo fare attenzione a non cadere, perché sennò dobbiamo rifarci tutta la strada attraverso l'acqua. Questo mi sta dicendo. Va bene. Allora farò la giusta attenzione. Anche se effettivamente in acqua non c'era niente, modo di cadere non c'era. Boh, vabbè. Ok, ci ritorni in questa zona dopo che si toglie l'acqua. Ma a questo punto che siamo usciti non credo. Se no era veramente inutile quella zona. Cos'è? Simon Says? Devo ricordarmi la sequenza di colori. Non so cosa ci sia dietro questa porta, ma entrare non sarà facile. No, non lo credo per niente. Ci serve blu, giallo, verde e rosso. I colori Power Ranger, insomma. Io devo farmi 20.000 km per arrivare qua. E tu, porca di una puttana, arrivi qua in mezzo minuto e mi chiedi di cercare la tua roba. Mi sento preso per il culo. Ecco il tuo elmo. Ho trovato la tua armatura. Si è allodata la pietra! Rivederla risveglia tanti ricordi. Meno male, un altro favore. Cavaliere, posso chiederti un altro favore? No. Di che si tratta questa volta, cucciolo? Una bussola che mi ha guidato verso luoghi meravigliosi quando ero giovane. Pensavo che fosse andata perduta come il tempio, ma visto che lo hai trovato... Troverò anche la bussola. Giustamente. D'accordo, Karna. Morto ormai accettato della serie, ok, devo portargli la roba, va bene. Vediamo cosa c'è all'interno della cesta. Armi verdi, niente che mi sorprenda oramai. E ora possiamo entrare qua dentro. Però prima vorrei fare una cosa, prima di entrare, vorrei provare a fare quel trucco che ho visto. Allora, probabilmente devo disequipaggiarla prima, giustamente. Allora, proviamo. Ricompriamolo, eccolo qui, tieniti di nuovo i tuoi soldi. E in teoria il comando potenza è ritornato, madonna mia. Che cosa rotta per riaumentare le armi, sta roba. E tutti i potenziamenti sono rimasti, cioè la difesa 54, la collera è ancora lì. Cioè sostanzialmente tu puoi prenderti un'arma posseduta di livello 4 come in questo caso e farla arrivare a dei cap incredibili. Cioè a sto punto le armi possedute diventano solo estetica. Cioè se continui a rifare questo trucco puoi veramente comprarti quello che vuoi e aumentarla come la vuoi. Te, guarda. Aumentata di nuovo le statistiche, accettiamo. Probabilità di colpo critico, collera su colpo critico. Di nuovo aumentata, danni 92, meglio di nulla, no? Forza, ok, difesa o collera su colpo critico. È veramente un cazzo, però facciamo la difesa a sto punto. Sto exploit in realtà mica è male, eh. Cioè, ti trovi un'arma posseduta che ti piace d'estetica, magari anche appunto di livello basso, te la trascini, continui a fare avanti e indietro. Certo, magari a una certa un'arma posseduta a livello 70, non lo so quanto sarà a livello 20, come danno base ti fa
5.000 e 4.000, questa a livello 4 che l'hai rifatta 50 volte comunque arriva, che ne so, a 400 di danno massimo. Te la butto lì, eh. Magari appunto questo exploit ti può essere utile all'inizio, appunto a endgame, a livellare le armi a livelli stratosferici. E ora finalmente possiamo entrare dentro il cantuccio.